Presidente Speziale, una nuova finanza è possibile, l'esigenza di far crescere le imprese calabresi con la difficoltà di accesso al credito, quali quindi gli strumenti da utilizzare? È imprescindibile che un ritorno alla crescita non può che passare da una nuova maniera di fare finanza anche in Calabria. E bisogna capire che fare credito in un territorio difficile deve mettere come base principale la fiducia. Quindi gli istituti di credito devono ritornare ad avere fiducia nelle imprese in generale e nelle imprese calabresi in particolare. E la fiducia passa anche attraverso alcuni strumenti di tutela e di garanzia. Ecco perché noi pensiamo che il rafforzamento dei Confidi sia la strada per ritornare a dare credito alle aziende calabresi, e le aziende calabresi in questa maniera possono ritornare a crescere e avere quindi una prospettiva che sicuramente incide su forse il problema più grande che abbiamo oggi in Calabria, che è il lavoro. Il Confidi infatti sono ad oggi gli strumenti forse più validi per le imprese calabresi per le aspettative di crescita, ma resta anche il fatto, l'obiettivo di umanizzare quel rapporto tra istituti bancari e aziende per far sì che vengano valorizzati non solo i dati ma anche la storia delle realtà imprenditoriali. E questo è un punto dolens. Ormai gli strumenti bancari non possono prescindere da un'analisi oggettiva anche di quella che è lo stato di salute dell'azienda e delle prospettive dell'azienda stessa. Ma è ovvio che fare banca senza conoscere l'imprenditore significa fare banca a metà. Da questo punto di vista noi auspichiamo che anche negli strumenti tecnici si possa ritrovare la sensazione di avere di fronte un uomo, un imprenditore che ha a cuore la propria azienda e i propri lavoratori. Confindustria in tal senso ha già avviato da qualche mese dei percorsi con gli istituti bancari. Pensa che qualche risultato sia già arrivato? Beh, diciamo che qualche risultato speriamo arrivi, ad oggi abbiamo visto ben poco. Oggi è l'occasione anche per presentare l'agenda sul credito, che è una posizione che Confindustria, partendo dalle piccole aziende, dalle piccole imprese, sta portando a livello nazionale. Io credo che questo sia una maniera intelligente per approcciare il problema, cercando di capire anche in maniera eterodossa quali possono essere veramente le esigenze anche degli istituti di credito in un momento difficile come questo.